Marco Ferraro, schiacciatore della Promovideo Monteluce, una prima gara dei playoff che vi vede uscire sconfitti, però sicuramente a testa alta contro un Cus Perugia che ha dominato forse il quarto set, ma negli altri c'è stato un equilibrio sostanziale. Una partita un po' strana, è andata un po' male all'inizio con il primo set dove abbiamo sofferto un po', ma le forze in campo erano pari, ma dal secondo al terzo set siamo usciti fuori, abbiamo fatto del fondamentale del muro una cosa molto forte. Poi qualche vizio extra pallavolistico e ci ha un attimo messo giù di morale e poi al quarto abbiamo mollato la presa. Comunque si è visto che Monteluce, nonostante le due sconfitte con il CUS in regular season, oggi è sceso in campo per fare la sua partita. Perlomeno nei primi tre set c'è stato un agonismo incredibile in campo e questo significa che gara 2 non partite sicuramente con la resa in anticipo. No, noi siamo partiti già con l'obiettivo di venire qui e fare il risultato, perché venire in casa del CUS a fare risultato ci avrebbe dato molte più possibilità di passare il turno. Abbiamo sfiorato perché fino al terzo set c'è stato un buon ritmo gara da parte nostra, adesso a Monteluce ci sarà un altro clima.